13 anni, seconda media, tema. Riassumi e commenta il seguente articolo di giornale. Illustra la trama dell'Iliade con riferimenti ai brani letti. Tema libero. Pietro aveva scelto il tema libero. Dell'articolo aveva capito poco e l'Iliade se la ricordava solo in salsa Troia, che però gli avevano detto essere una boiata. Ma avrebbe scelto la terza traccia qualunque fossero state le altre due. Ha finito. Sta rileggendo. Ha scritto un tema sul suo futuro, forse il terzo da quando ha le medie. Vuole fare lo zoologo e andare in Patagonia a studiare il giaguaro. Ha già in mente il piano. A 18 anni raccatta le sue cose, trenino fino a Malpensa e primo volo per la Patagonia, linea che nel frattempo avrebbe restituito. Una volta lì, avrebbe esplorato e mappato il posto. Gli si sarebbe costruito una casetta vicino a un corso d'acqua. Poi avrebbe iniziato a studiare il giaguaro e dopo un paio di mesi l'avrebbe raggiunto una buona quota. È soddisfatto del suo tema. Ci sono inizio, svolgimento, fine, come vuole la prof, e un implicito appello per la salvaguardia dei paradisi argentini e dei giaguari mercati. Si stiracchia, rimira le dita, ingrattate in chiostro. Suona la campanella. Nessun problema, ancora un'ora per copiare. La porta si apre e una bidella si fa strada tra i banchi fino alla cattedra. Sussurra qualcosa alla prof. L'insegnante sbuffa, poi annuisce e dice: d'accordo, falli entrare. Quattro coetanei di Pietro entrano ognuno con una sedia in mano. Si installano sotto la lavagna e iniziano a parlottare tra loro. Pietro squadra i nuovi arrivati. Un tipo occhialuto che non conosce, uno del suo stesso oratorio e due ragazze, una bruna e una mora. Dei quattro occhi solo per lei, la mora. È carinissima, occhi neri, visibili in su, gambe sottili e il seno appena accennato. Sorride e Pietro un tonfo al cuore. È lei. Lei lo raggiungerà in Patagonia, lei sarà la sua fidanzata, con lei spierà i giaguari che si arrampicano sulle rocce. Vuole alzarsi dalla sedia, attraversare l'aula e prenderle la mano. Comincia a supplicare il proprio organismo di raccogliere un briciolo di coraggio. Ma le sue gambe sono stalattiti e le sue mani gente. Il tempo scorre e lui non fa niente. Vegeta in attesa che si avvicini lei, in attesa che il tema si ricopri da solo. Ma sa bene che se non si muove, niente di tutto questo accadrà. E passerà gli anni a rimpiangere quel momento. Tra 5 minuti suona la campanella e lui non ha scritto una riga. Getta un occhio sulla brutta copia. Impresentabile. Pietro ha scritto come una gallina, dimenticandosi virgole, accenti, apostrofi. Le righe si accavallano le une sulle altre e le sbavature di nero sono padrone del fondo. Va bene. Ha fallito il tema, però non tutto è perduto. La ragazzina è ancora lì. Cos'è che si chiede a una ragazza? Si invita a uscire, allora deve solo scegliere data, ora e luogo, magari aggiungere un numero di telefono. Afferra il suo tema e strappa l'angolo della quarta facciata. Impugna la penna e scrive: domani, 13:45. Ma dove? Deve essere un posto che tutti conoscono, un punto di riferimento. La statua di Piazza Duomo. Il tipo sul cavallo con le palle colorate, com'è che si chiama? Una cosa che finiva con sole, luna sole, porta sole, ma che è un porta sole? Scrive, gira sole. È l'unica parola sensata. La statua che si chiama gira sole, chi non la conosce? La campana suona. Pietro corre dal suo letto e le consegna il biglietto, sfodera il suo sguardo assassino e sorride. Consegna la brutta copia alla prof di italiano e tira fuori i libri. Passa la lezione a pensare. Il mattino dopo, quando sua madre viene a chiamarlo, Pietro è già vestito. Va in cucina, trangugia il latte, addenta il tosto, burro e marmellata, si immerge nel deodorante ed esce. Le lezioni trascorrono senza sperare. Pietro ha lo sguardo fisso sull'orologio, conta i secondi. Poi scattano le 13:37.
Pietro si fionda fuori e corre verso Piazza Nuova. La statua corre in mezzo e lui ci si poggia rilassato. Aspetta. 5. 10. 15 minuti. Lei non arriva. Aspetta ancora. 20. Mezz'ora. Niente. Non la vede. Non è venuta all'appuntamento. Gli ha dato buca. La moretta gli ha tirato il bidone. Che cosa non ha funzionato? Perché per una volta che trova il coraggio di seguire il suo istinto, il mondo va storto. Torna a casa e lo chiede alla mamma. Gira sole, alle 13.45. Cosa non ha capito? Ho scritto male, ha problemi di vista. Si dispera sul divano con la faccia nei cuscini. La mamma gli chiede cos'è il girasole. La statua, quale statua? Quella di piazza, tira su col naso, quella di piazza Duomo. La madre si zittisce 5 secondi. Poi alza un sorriso. Non esiste una statua che si chiama girasole, amore. Ti sei confuso? È re girasole.